questa volta andrò a votare no secco, perché ho paura di cambiare. È un voto contro Renzi. A Roma devono fare loro la legge, non noi. Non lo so ancora, indeciso. Arrivederci. Non lo so, sono indeciso. Farsi un'opinione è un pochettino difficile. Non faccio altro che digitare il telecomando, no? E vedo, seguo. C'è una certa confusione. Capire la verità da che parte sta. E anche se dovesse vincere il no, Renzi non si scrolla, non lascerà quella poltrona. Credo sì. Mi piace la riforma, mi piace come è stata impostata, credo che il bicameralismo perfetto ormai non vada più bene. Poi leggendo le varie cose mi sono persuaso di votare sì. E riguardo il Parlamento, vorrebbero dimezzarli, mi starebbe bene. Il contenuto di tutto il referendum credo che sia un po' ampio, credo di votare no. Se è detto così potrebbe sembrare un essere antico, non è chiaro, non si riesce a capire il contenuto, si cerca di seguire. Alla televisione però ci si parla di sopra, poi si prende, a volte chi conduce il programma non è all'altezza. Io sono un po' così, qualche cosa l'ho capita. Per quello che ho capito, credo voterò no. L'atteggiamento che stanno avendo tutti i vecchi a dire votate no mi fa pensare allora è meglio votare sì. Cerchiamo un cambiamento, altrimenti non ci sarà alcun cambiamento. Dobbiamo votare. Andremo a votare, andremo a votare. Va bene. Per dirlo non è una cosa... Ho detto no, che bisogna cambiare qualcosa. Un no al governo Renzi. I poteri forti, le banche, vogliono il sì. Io mi schiero con le persone normali. No. Non saprei, ancora mi devo informare. Io sono indeciso. Per le riduzioni dei costi legislativi, solo per quello, però altre cose poi non mi sono piaciute. Mi sono indeciso proprio per questo. Sì per la riduzione dei costi legislativi riferiti al Senato, alla soppressione del CNEL. Il no perché credo che costituzionalmente andrebbe fatto un altro discorso per abrogare questo tipo di legge. Sì, perché sì. Sì, per avere leggi in più tempi brevi.